Buon pomeriggio, eccoci qua ragazzi, buongiorno, ben ritrovati nella nostra solita diretta, no bullshit, anche oggi un po' di pillole importanti, qualcosa di veramente poco compreso che di norma i classici personal trainer non ti diranno mai, quindi chiunque da fuori là ti lascia lontano da quella che è la verità, invece noi ti mettiamo la faccia su quello che diciamo, ti mostriamo testimonianze, prove vere e ovunque si parla di noi come persone dispotiche e arroganti, questo sicuramente sì, ma nessuno potrà mai non dire che noi non mettiamo le prove provate, testimonianze vere, pubbliche e attive di quello sempre che diciamo. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo di squat, parliamo del motivo per il quale io non metta mai lo squat e gli esercizi fondamentali in nessun tipo di scheda al 99,9%. Poi certo sì, può succedere che lo possa fare e parliamo anche un po' di qualche considerazione così a caldo, mi piacerebbe avere da te su quello che è successo ieri a Napoli. Sicuramente se sei in questo tipo di diretta, intanto ti faccio i complimenti, anche oggi di sabato pomeriggio sono appena rientrato, avrai sicuramente già acquistato quelli che sono uno dei miei videocorsi o tutti, il Vangelo, la Rivelazione, la Bibbia del Focus, magari invece hai acquistato uno dei miei libri, ok, Giù la maschera, Mai più dieta appunto, e il libro delle testimonianze, sta per arrivare il mio quarto libro, sei sicuramente entrato a far parte di quello che è il progetto Sfera, tra l'altro piccola parentesi, non riusciamo più a stare dietro a tutte le persone che stanno entrando in questo momento. C'è una sorta di ammutinamento verso chiunque da fuori. Stanno riversando decine di persone, stanno aumentando un sacco i clienti. Abbiamo preso persone nuove e sono strasicuro che tutte le persone in questo momento che sono nel mio progetto non abbiano visto un calo di lavoro per quanto riguarda di attenzione più che del lavoro nei loro confronti, perché abbiamo ovviamente assunto più ragazzi. Quindi volevo dire questa cosa per essere, diciamo, serio in quello che sta succedendo, visto che quante persone vedete in più entrare nel mio gruppo chiuso Fitness Illusion. Di che cosa parliamo oggi, ragazzi? Qualche considerazione a caldo, dai, su quello che è successo ieri. La butto un po' a sorridere, perché io ho visto veramente immagini che hanno veramente dell'incredibile. Ho visto delle persone sicuramente volenterose di rivendicare i propri diritti, cosa che io magari ecco, non esprimo quello che è un mio giudizio su bisogna fare questa cosa, non bisogna fare questa cosa, ma sicuramente ho visto anche un sacco di persone in quel di Napoli che hanno preso spunto da questo tipo di movimento per fare il solito casino, per rompere auto, rompere case, rompere strade, rompere le palle. Fondamentalmente hanno rotto le palle e quindi c'è stata questa smobilitazione generale di un sacco di gente che voleva rompere le scatole al prossimo, che ha colto l'occasione di questo movimento per ovviamente insinuarsi, no, nelle frange anche più calme e riuscire appunto a portare avanti il branco e quindi a izzare le teste più calde sotto questo tipo di aspetto. Quindi volevo anche avere una tua opinione in merito. Io non darò una mia opinione personale perché quando tu fai hai una audience come quella che è la mia, non ti puoi buttare a dare opinioni personali in modo così ruvido, devi sicuramente stare 3 passi indietro, ma sono strasicuro che se mi conosci un po', sicuramente avrai un'idea, una mezza idea di quello che io penso, di quello che ho visto succedere ieri sera. Ero in diretta ieri sera su una pagina, non mi ricordo come si chiamasse il nome della pagina, ma c'erano 67.000 persone in diretta, quindi chiunque stavano guardando, ok? Sono di Napoli, Anna Vivolo, ieri sera non ero una mezza. Guarda, Anna. Concordo, nel senso, però sai, se lo dici tu va bene, se lo dico io sono stronzo, ma semplicemente la verità, cioè le persone ieri hanno preso la palla al balzo per insinuarsi tra le frange, anche magari c'era sicuramente qualcuno che voleva, non dico che questo non fosse vero, magari qualcuno voleva rivendicare quello che è un diritto non diritto, però è giusto che uno possa rivendicare anche gli asini che volano, non è che io devo essere qua a giudicare un qualcosa, ognuno è libero di rivendicare quello che non può essere rivendicato, io non sono nessuno per dire che questo non possa essere fatto, questo ovviamente ha delle regole, ok, però ovviamente abbiamo visto che la cosa poi dopo è degenerata. Io sono stato in diretta più o meno fino a mezzanotte e mezza. Dopo sono andato a letto e non mi interessavo, ovviamente avevo ben altro da fare. E ho visto che poi durante la notte le frange più estremiste si sono buttate a capofitto verso le nostre forze dell'ordine, che diciamo che come al solito sono costrette a
non tanto piegare da testa, perché non è un piegare da testa, ma dover stare ferme perché non hanno giurisdizione attiva in merito, ok? Quindi volevo. Ciao Patrizia, ho appena fatto un regalo molto importante a Felice. Digli di scaricare l'app di Mega, per favore, perché è una cosina. Così, io non dico niente, ok? Non esimo da ogni tipo di commento. Io scaricherei l'applicazione. Ok, quindi volevo anche un tuo commento a caldo, un vostro commento a caldo su questa situazione, ma insomma, ok? Io direi che. Per come già detto, già lo ripeto 200 volte, ho già dimostrato nella prima ondata, ok, che chiunque è entrato nel nostro percorso poi è rimasto anche senza andare in palestra, quindi sono tutti migliorati, come si evince anche dal libro, come si evince anche appunto dal link delle testimonianze, quindi a noi non ci fa spavento il fatto che le palestre vengano chiuse, ok, ma sicuramente poniamo un accento sicuramente diverso su questa cosa, perché la mia responsabilità non è quella di fare casino e dire che le palestre vengano chiuse, ma la mia responsabilità è quella che tutti i miei studenti rimangano felici nel mio percorso, consci del fatto che si possa migliorare e anche senza andare in sala pesi. Purtroppo, Luca, credo che accadrà ancora anche in altre città, la gente è esasperata. Ma Luca, guardi, io sono onestamente completamente in disaccordo con te. Cioè, allora, nel senso, non con te su questa affermazione, io non penso che avverrà ancora questa cosa, anche perché la gente, Luca, non è esasperata. Cioè, la gente fino a 2 mesi fa sciabolava in spiaggia e quindi erano tutti al mare. Io stesso, guarda, per varie ragioni. Non sono andato in vacanza quest'anno perché avevo mia figlia nata pochi mesi fa, quindi era tra il Covid, tra mia figlia che era piccola, io poi ho 2 bambini, ho molti cani, ho detto guarda, non riesco a trovare il posto dove voglio andare io perché era tutto pieno dove volevo andare io, il che si dica poi la crisi, quindi sono stato a casa, però faccio più volte delle uscite nel weekend, eccetera, no? E a parte che era tutto pieno, il Covid non ne parlava nessuno, le mascherine non sapevano neanche cosa fossero e la gente sciabolava, faceva finta di che tutto fosse stupendo e la gente non può essere poi esasperata dopo 2 mesi, semplicemente alcune frange sono esasperate perché sono esasperate di loro, cioè in questo è il senso. Si blocca, no, non mi dire che si blocca, per favore, non mi dite che non mi dite che si blocca, ragazzi, ditemi come va, ok? Allora. Io magari sono un po' in sovrappeso, ok? Mi rivolgo a un nutrizionista, mi rivolgo a un centro specializzato, ok? E credo che con questa motivazione io mi possa, diciamo, trasformare, no? Faccio delle azioni che per me non sono consone, ma alla fine se io mi metto in testa qualcosa, alla fine ce la faccio. E poi cado. Perché? Perché nel momento che dopo un po' io non ce la faccio più, perché la motivazione, sì, ok, è come il NOS, no? Chi ha la macchina col NOS sa che hai proprio uno scarto bruciante di pochissimi secondi, non puoi andare avanti col NOS, giusto? Ok. E dopo un po' la motivazione passa. E tu cosa fai? Ritorni a quello che erano che cosa? I tuoi paradigmi, le tue credenze e il tuo inconscio. E quindi ritorni in autopilot. E ritorni in autopilota. E non avendo cambiato il tuo inconscio, ma essendoti mosso fuori dalla zona di comfort per motivazione, ok, cosa fai? Cadi. Quello che non ti dicono è che tu non devi uscire dalla zona di comfort. Ma perché? Uno sta bene uscendo dalla zona di comfort. Chi è che sta bene a uscire dalla zona di comfort? Io no. C'è qualcuno che gode a uscire dalla zona di comfort? Qualcuno di voi gode? Onesti, ma io sto andando bene al caldo, ma perché devo uscire dalla zona di comfort? Voi non dovete uscire dalla zona di comfort, voi dovete cambiare la vostra zona di comfort e renderla zona di normalità potenziante, che sono due cose completamente diverse. Le persone cosa ti dicono? Ma tu devi uscire dalla zona di comfort, cioè devi stare male, loro sanno che non si può fare. Loro lo sanno molto bene. Che cadrai, ma ti devono tenere legati a loro? Cosa vuoi che ti dicano? Allora, di che cosa parliamo oggi? Parliamo, anche perché la mia l'ho già detta, poi se avete altre opinioni in merito su questo tipo di questione, fatemi ovviamente pervenire quelli che sono le vostre
sensazioni su quello che sarà, non sarà un nuovo lockdown, una nuova chiusura, le palestre, eccetera. Mi piacerebbe che qualcuno scrivesse anche la sua. Detto questo, molti di voi si crederanno il fatto del perché io, quando dico che entrando nelle mie dirette si dice sempre addio a metriche stupide, idiote che poi non vedi ogni mattina quando ti guardi allo specchio del tuo corpo e cito sempre calcolo calorico, fase di massa, fase di forza, cronometro e soprattutto l'uso dei massimali e gli esercizi fondamentali. Al che le persone non capiscono e dicono: ma com'è possibile che tu sei la persona con più clienti, più persone contente, con l'unico con un libro di testimonianze, l'unico che dimostra quello che dice e non vai ad usare quelli che sono i fondamenta del fitness? Perché se c'è scritto esercizio fondamentale, io non so nulla, mi approccio a quello che è il fitness e credo che tutto questo sia fondamentale. Intanto dobbiamo cominciare a capire, non è che io ce l'abbia con lo squat o con gli altri esercizi fondamentali, io non ce l'ho con niente, io semplicemente sono a favore di un miglioramento di persone che non sono magari atleti da una vita, non hanno fatto magari pattinaggio o ginnastica artistica o nuoto per 10 anni per poi passare in palestra e essere già perfette, sono persone normalissime come me, con poco tempo, con una famiglia, con dei figli, con un lavoro stressante, il quale magari per varie ragioni, nessuno magari gli aveva donato quelle che erano le skill necessarie per avere un fisico della Madonna e hanno fatto degli up and down, no? A livello fisico. Quindi sicuramente le persone che sono da me nel mio percorso, magari prima erano grasse, poi erano magre, hanno fatto i classici effetti yo-yo, quello che è normale che sia così. No, Patrizia, ti ho detto, piccolo T, di dia Felice di scaricare l'app di Mega, poi mi dici che bel regalo vi ho fatto. Detto questo, quello che viene spesso fatto accettare alle persone quando entrano in palestra è donare dei problemi che la stessa persona credeva di non avere. Cioè la donna entra in palestra, l'uomo entra in palestra, vuole migliorare fisicamente, vuole migliorare quello che è il suo stato fisico, vuole migliorare la sua bellezza, la sua separazione, eccetera, e gli si vengono dati dei problemi che tu non sapevi neanche di avere. Cioè sono impartiti degli esercizi troppo difficili per te che non hai mai fatti per una vita, allora devi perdere un intero anno, intere sessioni di personal, un sacco di soldi spesi per imparare un qualcosa che ti viene detto che sia fondamentale, cosa che non è assolutamente fondamentale. Si blocca sempre quando non sono di turno. Ok, non lo so, speriamo di no, speriamo di no. Ok. Dopo poi mi dici, Patrizia, dopo mi dici, non avete ancora visto nulla, dopo mi dici. Quindi la cosa interessante è che voglio dirti i 3 motivi principali per i quali io non faccio mai usare squat. Faccio mai usare squat vuol dire che al 99,9% non faccio usare squat. Allora, lo squat che cos'è? Lo squat è un esercizio multiarticolare, cioè che comprende vari distretti muscolari, varie articolazioni e ha come beneficio, ok, oppure di simpula come di beneficio il fatto che si riescano, attenzione alle parole, si riescano ad usare grossi carichi perché tu utilizzi una grande fascia di catena muscolare, tante articolazioni, vai a stimolare quello che è il tuo sistema ormonale, nessuno mi ha mai saputo dire come, quando, per te, su che parametri, giusto così 2 parole, perché gli si dice sempre: ma fare squat aumenta le proprie produzioni ormonali. Bene, quale, perché, dove, in che parametro, nessuno ancora me l'ha mai detto. E automaticamente io quello che vedo, che frequento ormai la palestra da 18 anni, ho 34 anni, quindi 18 anni e mezzo, io non ho mai visto gente migliorare con lo squat, ve lo assicuro, e ho visto un casino di gente peggiorare con lo squat, avere infortuni, rompersi i menischi, logorare quelle che sono le sue ginocchia, avere problemi alla bassa schiena, problemi di cervicale, e non ho mai visto gente partire con 2 gambe così e con lo squat arrivare a 2 gambe così. Ora, sicuramente qualcuno di voi potrà dirmi: no, ma c'è quella persona che ho visto che è migliorata. Non dico che non sia così, dico che semplicemente quando io ho scelto di fare l'allenatore, ho scelto di fare che cosa? Di donare, avevo 2 scelte, o donare dei problemi,
per farmi bello e dover far imparare a qualcuno una tecnica difficile dello squat. Io so fare benissimo lo squat, ho una buona mobilità, data anche la mia fisicità, non ho, ho un'ottima mobilità, ma non è che il mio ruolo è quello di insegnare un qualcosa di difficile affinché la persona si debba sentire inadeguata nel fare un qualcosa che non vuole fare. Il mio ruolo è quello di avvicinare il più possibile una persona da questa situazione iniziale, cioè la persona che non sta bene, non si vede bene fisicamente, allo stare bene. E nel lasso di tempo che va dallo stare bene, dal non stare bene a stare bene, non c'è lo squat. Quindi sono altri esercizi molto più efficaci, molto più facili, molto più semplici, molto più automatici, che non ti fanno male, non ti fanno infortunare, e è lecito dire che nessuna delle persone, delle centinaia di miei studenti, clienti che ho, si è mai fatto male durante un mio allenamento, mentre quello che vedo in giro sono un sacco di persone che si preoccupano di questa tecnica, si preoccupano dei chili alzati per poi rovinosamente cadere davanti a un infortunio. E quindi cosa succede? Cioè che tu sei costretto a stare fermo, sei costretto a non allenarti più bene, prendi peso e dopo un po' la tua motivazione scema, non c'è più, e quindi sei costretto a mollare. Quindi automaticamente molli, prendi sempre più peso e alla fine dici che la palestra non funziona. La palestra funziona benissimo, semplicemente qualcuno ti ha detto di fare un qualcosa al quale tu non eri pronto a svolgere quel tipo di esercizio, non avevi il tipo di muscolarità giusta in quel momento, non avevi le conoscenze adatte, non avevi la resilienza, la perseveranza di imparare una tecnica difficile, ok? E quello che è successo è che la persona che ti ha detto di fare quel tipo di esercizio sapeva molto bene che tu saresti caduto, ma te l'ha detto semplicemente perché il suo obiettivo era quello di quale? Era quello di darti più pacchetti di lezioni di personal per farti stare più con lui ed imparare una tecnica che non serve a una sega, ok? Quando invece tutte le persone che sono nel mio percorso non fanno squat, non fanno quel tipo di piegamenti sulle gambe, specialmente le donne, e hanno tutti un fisico che migliora giorno dopo giorno. Il 100% delle persone che entra nel mio percorso va a migliorare in modo lapalissiano se ovviamente ci segue al 100%, e donando noi delle skill, dei binari, dei paracaduti affinché tu possa seguirci al 100%, abbiamo il 100% dei risultati. Questo non lo dico io, che non sono nessuno per dire questa cosa, ma lo dicono i dati delle persone che sono qui dentro. Quindi vorrei che anche quelle poche persone che in questo momento sono qui in diretta avvalorassero quello che io dico, ok? Perché io non metto questo esercizio squat, che sicuramente è difficile, può essere usato, non lo demonizzo, non è fondamentale, ok? Perché? Perché noi abbiamo tre problemi principali quando facciamo lo squat. Prima di tutto, lo squat ci serve quando noi siamo in grado di alzare grossi carichi, e all'inizio noi non abbiamo la facoltà di alzare grossi carichi. In secondo luogo, spesso le persone non hanno fatto sport per 10-20 anni prima di andare a fare squat, ma hanno avuto una vita regolare, magari hanno fatto un po' di sport, ma non a livello professionistico. Quindi spesso arrivano con una mobilità articolare totalmente inadeguata, ok, a quello che concerne l'uso dello squat e altri esercizi altamente tecnici. In terzo luogo, specialmente questo per le donne, essendoci una cattiva mobilità, quello che succede quando una donna fa squat è quello che succede quando lo fa un uomo, cioè sentire le sue cosce e i quadricipiti belle pompate e un'attivazione del gluteo e del femorale sicuramente, specialmente all'inizio, molto scemata rispetto a quello che è un quadricipite e una gamba. Quindi cosa succede a una donna? Incomincia a spingere, magari si gasa anche, incomincia a fare squat e automaticamente quando si va a rimettere il leggings è sempre più stretto nella coscia e il gluteo non è stato attivato assolutamente niente, ok? Brava, ah ecco Carla, mai fatta male né infortunata in 3 mesi di sfera, cioè noi, mentre prima di entrare mi bloccavo ogni 3x2. Carla, te l'ho già spiegato il perché, cioè nel senso, questo è lapalissiano e giustamente hai fatto bene a
a rimarcarlo, quindi è giusto che sia così. Qual è il problema? Il problema è che le persone ti dicono anche che tu non puoi migliorare se non fai grossi carichi. E al che io ripeto la domanda, che magari ripeterla di nuovo qui in maniera pubblica farà sì che qualche grande esperto possa finalmente farmi cadere in fallo e potermi magari rispondere, no, su questa cosa. La domanda che io faccio sempre in maniera molto molto semplice è: come mai noi stessi miglioriamo quando sono i primi giorni che andiamo in palestra, le prime settimane, e di norma, e non abbiamo i miglioramenti migliori, no? E di norma le prime settimane, i primi giorni la nostra forza è sicuramente più bassa. Si evince il fatto che per migliorare non è necessario e fondamentale avere una grande base di forza. Questo è lapalissiano. E quindi far perdere tempo a fare programmi di forza, esercizi troppo difficili che non ti servono a migliorare, questo ti pone semplicemente una condizione di sentirti completamente inadeguato, giudicato dal personal trainer che si fa beffe di te. Ok, devi imparare una tecnica che non è direttamente correlata a quello che vedi ogni mattina davanti allo specchio. Magari sei bellissimo o bellissima mentre fai lo squat, ma poi dopo vai davanti allo specchio e quelle gambe non ti piacciono, quell'interno coscia presenta ancora quello strato di grasso, quelle culotte cheval sono ancora lì che ti salutano. Io non è che voglio essere cattivo, però in palestra da me, io vado qua a Bologna, non dico dove, cioè giusto per non fare pubblicità, o insomma non lo dico, però insomma è abbastanza chiaro dove vado in palestra. Cioè, io vedo tutte queste donne, queste ragazze, no, che sarebbero anche carine, poverine, no, a fare tutto questo squat. Cioè, sembrano dei cilindri, hanno una vita che è larga come la mia, hanno delle cosce grosse così e hanno delle ritenzioni idriche che la metà basta, e si vantano ogni giorno di farsi video di come cazzo fanno bene lo squat. E i personal trainer, molto più omicida di loro, cosa fanno? Semplicemente: no, ma tu lo fai benissimo lo squat, si vede che l'angolo, no, cioè, e poi fanno cagare, cioè queste persone fanno schifo. Mentre invece tutte le persone che entrano nel mio percorso, nel quale lo squat gli viene immediatamente vietato, ok, a meno che tu non mi dica: guarda, io sono una ragazza che sono già fatta da modella, cioè ho uno stacco di gamba molto alto, ho un gluteo già sodo, la coscia è già stretta di suo, sono fatta così, posso fare anche lo squat, una buona mobilità? Assolutamente sì. Al contrario, ugualmente anche l'uomo, ok? Ma se tu automaticamente vieni da me per migliorare, si evince il fatto che tu non sia in una condizione perfetta. Condizione perfetta, non puoi sottoporti un esercizio talmente difficile che uno potrà far arrivare ad un infortunio. Due, non hai la mobilità giusta, e quindi, non avendo la mobilità giusta, e ancora magari i tuoi addominali non sono neanche forti. Qua siamo ritornati, ho avuto un piccolissimo problema che spesso succede. Vediamo di risolvere immediatamente. Ok, devo avere un piano stabile. Abbiamo un piano stabile? Ce l'abbiamo un piano stabile? Non ce l'abbiamo un piano stabile. Eccoci qua, vediamo di... Sto cercando di tenere il cellulare fermo, ma non ci riesco, quindi ci fermiamo un attimo. Oh, eccoci qua, oh, ce l'abbiamo fatta, un po' di trambusto. Ok, questo è quello che succede, mi dite sotto l'altra diretta che siamo tornati. Questo succede quando le persone ti costringono a fare esercizi del quale tu non sei ancora pronto o non sei ancora pronta. Questo succede, quindi tu vai letteralmente peggiorando. Ma il problema non è dell'esercizio. Io non voglio accusare chi non può difendersi e chi non ha colpa. Io accuso tutte quelle persone che ti inculcano che tutto questo sia letteralmente necessario, fondamentale, che se non fai questo non migliori. Io invece ho voluto dimostrare negli anni, attraverso delle prove vere e delle testimonianze pubbliche, che tutto questo sia letteralmente una grandissima stronzata. Questo è quello che succede, ok? Questo è la verità. Poi, a me piacerebbe avere qualche... Cioè, io ricordo anche qualche opinione vostra in merito, ma non che mi interessano le opinioni, ma magari qualche vostra storia in merito a questa cosa. Io mi ricordo tantissime persone che sono entrate da me, magari con degli infortuni.
Anche perché le persone dicono: no, ma io adesso sono infortunato, non mi faccio allenare. Guarda che se tu vuoi recuperare prima dall'infortunio, è meglio che tu abbia qualcuno che ti dica come recuperare prima, sennò perdi un sacco di tempo. E quindi tante persone sono entrate in quello che è il mio percorso avendo già un infortunio, spesso legato a esercizi che non dovevano essere fatti per quel tipo di persona, e qualcuno diceva che erano fondamentali, quindi dava dei prestampati. Cioè le persone ti danno un prestampato su quello che tu debba fare, senza capire chi hanno davanti, qual è la tua storia passata, qual è il tuo obiettivo, cosa sei disposto o non sei disposto a fare, che tipo di comportamento hai anche pre-palestra e dopo palestra. Mi spiego meglio, cioè se tu dopo la palestra, dopo che hai fatto palestra, non ti copri in maniera adeguata, non ti fai la doccia in palestra, che questa è una cosa sbagliatissima, prendere e andare a casa direttamente, cosa veramente idiota, e ti infortuni, il problema non è tanto dell'esercizio stesso, quanto che tu non hai attuato tutte quelle che sono le accortezze per evitare quelli che sono gli infortuni. Ma se chi ti allena non ti chiede tutte queste cose, io mi chiedo onestamente che cazzo di allenatore sia. Cioè un allenatore non ti deve dare dei prestampati, un allenatore devi dire: guarda, per il tuo tipo di obiettivo, partendo dalla tua condizione, il lasso di tempo più stretto è questa strada qua, e nel mio caso tu quando entri nel mio percorso devi sempre dire addio a quelli che sono calcolo calorico, fondamentali, massimali, fasi di forza, eccetera. Non perché non voglia studiare queste situazioni, semplicemente perché non mi servono. E io non mi voglio fare beffe delle persone parlando in modo altolocato per dire termini difficili. Io voglio parlare in modo molto semplice, portare terra a terra le cose difficili e far migliorare le persone. Questo che è il mio obiettivo. Ok? A me non mi interessa, cioè qualunque personaggio che ti inculca il fatto che la panca, lo squat, lo stacco siano fondamentali, vuol dire che senza di queste robe qua tu non puoi migliorare, e questa cosa è completamente sbagliata. Senza togliere che tutte le grandi professioniste che vedete voi relegano lo squat al 5% del loro allenamento, e ci sono un sacco di altri esercizi per i glutei e per le gambe, parlo proprio per le donnine, ok, per le donne, che potrebbero essere fatti, che sono appunto svolti da noi, che non vanno ad ingrossare quello che è il quadricipite. Quindi eviti letteralmente di avere quelle culotte de cheval che fanno veramente schifo quando non vengono curati in un certo modo, è ad avere questa gamba che continua a ingrossarsi. Questo è quello che succede. Dall'altra parte gli uomini, io tutti questi uomini che sono diventati grossi di gambe facendo lo squat, io magari sarò ignorante, magari non avrò mai frequentato le palestre giuste, magari io non saprò nulla, io sono solo 18 anni e mezzo che vado in palestra, cosa vuoi che parli io di queste cose, però non ne ho mai visti. Ho visto un sacco di persone farsi male, ho visto un sacco di persone infortunarsi, ho visto un sacco di persone perdere poi motivazione perché avevano male, ho visto un sacco di persone non avere nessun tipo di miglioramento. Qualunque personaggio che viene con me in palestra non fa lo squat, si mette a fare la pressa e immancabilmente, uomo, donna neanche, oppure non in maniera convenzionale, e immancabilmente mi recita sempre la stessa frase: non ho mai avuto un'attivazione così come nella pressa rispetto a fare lo squat. Ok, quindi nello squat hai dei problemi di mobilità, hai dei problemi di allungamento, hai dei problemi nel core, quindi la parte centrale del corpo, sei costretto sempre ad usare carichi enormi, quindi la difficoltà aumenta sempre di più e la vicinanza all'infortunio è sempre più breve. Questo è quello che succede, ok? Chiunque ti stia in questo momento argomentando che no, ma si sa, ma l'abbiamo sempre fatto tutti, magari se lo guardi anche fisicamente non ricalca neanche quello che è il tuo obiettivo fisico. Quindi care donne che volete avere un gluteo sodo, tonico e magro, io eviterei lo squat, e semplicemente più che lo squat, che non ha colpa, poverino, eviterei le persone che non vi donano testimonianze. Quindi se sono anche l'unico ad avere un libro di recensioni di persone che avevano già provato di tutto, probabilmente qualcosa in più degli altri so, non è che tanto lo so, è che magari le metto anche in pratica, sono due cose completamente diverse. Cioè non è che dico le cose che ho studiato, io racconto cose che ho studiato e in più ho messo in pratica con tutti i miei studenti. Prima di approcciarmi a quello che è un qualcosa di nuovo, devo già averlo provato prima su me stesso, su poche casistiche e poi su tutti i miei studenti.
studenti, non vado a parlare di cose senza senso a vanvera. Questo è quello che succede, ok? Mentre dall'altra parte io poi vedo dei bellissimi, bravissimi, poverino, non ce l'ho con loro, però gente di 20 anni appena magari o laureata in scienze motorie che non sanno neanche cosa sia fare palestra, che hanno il fisico di uno stuzzicadenti, elargire consigli magari a persone che fanno già palestra già da anni su come si debbono fare gli esercizi e che tipo di gradi tu devi avere, tipo il goniometro, no? Si usa il goniometro per fare gli esercizi in palestra in questo momento, quando invece basterebbero poche accortezze per fare di un fisico sicuramente non al top, un fisico decente prima, bello dopo e stupendo poi. Ed è quello che succede a tutte le persone quando entrano nel mio percorso. Questo è quello che è la verità. Poi, sia per quanto riguarda lo squat, sia per quanto riguarda il discorso di ieri a Napoli, fatemi avere un po' quelle che sono le vostre considerazioni. Tu fai squat, ti stai trovando bene, non ti stai trovando bene, cosa ne pensi di Napoli ieri sera? Volevi spaccare le macchine anche tu, sei sceso in strada, li consideri delinquenti, li consideri dei salvatori della patria. Dimmi un po' quella che è la tua opinione in merito riguardo sia quella espressione di ieri sera, questa espressione libera, no? Perché le persone devono essere libere di comunicare il loro disprezzo, no? Questo è come si giustificano le persone quando fanno casino, e dall'altra parte dimmi anche un po' dello squat, se ti va, cosa tu ne pensi, se te lo fanno fare, se hai avuto grandi miglioramenti, se ti senti invece legato a doppio strato a qualcosa che ti sta vanificando ogni tuo tipo di obiettivo, perché tu magari fai squat, però quelle gambe non crescono se sei un uomo, e se sei una donna il gluteo non ha l'attivazione che merita e automaticamente le tue gambe invece si ingrossano come il pane, come quando fai lievitare il pane. Io vedo queste donne in palestra da me che continuano a fare un sacco di squat e se a me varrebbe spesso di, io non lo faccio perché mi faccio i cazzi miei, però non guardo neanche molto, ma ogni tanto lo sguardo mi cade e semplicemente vedo questi cilindri di donne che hanno la vita che è paritetica a quelli che sono le spalle e a quello che è il gluteo, quindi li chiamo cilindri, ok? E non è per colpevolizzare o giudicare, io mi chiedo semplicemente cosa pensano loro stesse e in secondo luogo cosa pensano quelli che sono i loro allenatori. Tutto qua, ok? Bene, ma è tanto casino che poi non servirà a nulla. Ma quello sicuramente, Patrizia, ma sai, le persone hanno voglia di giustificare quella che... Cioè, le persone non hanno potere, Patrizia. Cioè, quindi per ricercare quello che è il potere, ok, fanno di tutto. Quindi per essere riconosciute come tali, cioè tu non esisti se spesso non fai casino, perché le persone hanno una tale vita di merda che fino a che tu non... Cioè, per esistere è un po' come il figlio che non viene considerato dal padre o dalla madre e fa un sacco di casini, è lo stesso tipo di principio. E le persone in strada hanno attuato quel genere di considerazione, cioè loro non esistono mai, l'unico modo per esistere era quello di fare casino, quindi giustamente fare casino ha fatto sì che loro potessero avere una sorta di, come diceva Orwell, no? I 5 minuti di notorietà, e finito questo casino passeranno anche per loro questi 5 minuti. Io dico solamente che quest'estate era tutto pieno, nessuno pensava al Covid e dai, parliamoci chiaro, tutti sapevano che avremmo anche richiuso, mentre da una parte abbiamo le palestre che adesso si incazzano e dall'altra, cioè, nessuno poi si occupa di quello che sono i clienti, che poi quella è la cosa vera, no? Una notte di notorietà, ma sì, assolutamente sì. No, ma io, cioè, a me quello che mi fa incazzare è pensare alle persone, alle forze dell'ordine che non possono, non vengono sicuramente pagate in relazione a quello che fanno. In secondo luogo, non possono neanche fare nulla, perché qualunque cosa che fanno è sempre, cioè, allora, se non fanno nulla, stronze. Se fanno qualcosa, la responsabilità addirittura va sul personale della persona, quindi tu capisci che tu ti trovi in un gioco che dici, ma cioè, a me onestamente, ma cioè, chi cazzo me lo fa fare? Io alle volte penso anche e mi chiedo, ma quanta passione devono avere queste persone per non rispondere a tono o fare anche molto di più con personaggi quali io non resisterei 3 minuti. Quindi io di norma do sempre un plauso a chi rimane calmo anche di fronte le ignomine. E sicuramente, ecco, io darei qualche potere in più, ma questo è un mio parere personale che non c'entra la diretta, però insomma
Volevo semplicemente dirlo. Non è facendo casino che si risolvono i problemi, ma sì, assolutamente sì, anche perché se le persone investissero il 10% di emozioni invece di fare casino nel risolvere i loro problemi, perché adesso uno mi dovrebbe anche dire, no? Cosa, cioè, se tu anche hai un problema, se tu vai in piazza a spaccare delle macchine o anche a manifestare, mi spieghi come cazzo lo risolvi quel problema? Io l'ho passato il Covid. E lo auguro a nessuno, ok? E per quello che è successo ieri sera non mi espongo perché diventerei volgare. Dico solo che se avessero fatto le cose meglio prima non saremmo arrivati a coprifuoco. Ma sì, sicuramente. Allora, intanto mi dispiace Monica per la tua esperienza passata. Spero che sia passata e spero che tu non abbia avuto ripercussioni, prima di tutto. In secondo luogo, dov'è che sono le palestre chiuse, Giuseppe? In secondo luogo, cioè io l'ho già detto, cioè risulterò anche cattivo, però cioè io non è che, cioè a dire poverini poverini eccetera eccetera, però bisogna anche dire le cose come stanno, cioè fondamentalmente delle misure, ragazzi, bisogna prenderle, che ci piaccia o non ci piaccia. Se voi guardate anche col naso fuori ogni tanto anche dalla provincia, vedete che a Londra, in Galles, in Irlanda, io ho clienti in Irlanda che mi hanno detto cosa sta succedendo, ho clienti anche in Svizzera che dall'altra parte mi hanno detto cose completamente opposte, va benissimo, ma se tu vai anche in Francia, in Germania, stanno avendo misure restrittive molto più pesanti di quelle che abbiamo noi e nessuno rompe i coglioni, o comunque se rompono i coglioni, cioè, vengono anche poi sedati in un altro modo. Noi qua siamo sempre lo zimbello, siamo sempre soggiogati da poveri quattro sfigati, perché poi dopo se sì, le chiudono, Giuseppe, le chiudono, semplicemente se alziamo la voce, diciamo che devono starsi a casa loro, veniamo presi per una parola che non voglio dire, quindi automaticamente dobbiamo sempre stare zitti, ma prima o poi, insomma, la verità poi viene anche a galla, cioè le stesse persone che secondo me ieri sera manifestavano erano quelle che dicevano a Covid non c'è, il Covid non c'è lì a Bari, quella persona di dubbia fama che ha detto questa cosa bellissima, e cioè quelle sono le persone, cioè non è che, nel senso, prima dicevano quello, mangiavano la pasta, la pastiera e le melanzane fritte in spiaggia, e adesso rompono i coglioni in mezzo alle strade. Cioè, non è che ci vuole molto a parlare di questa cosa. Cioè, un discorso, poi adesso non è che voglio essere cattivo, però evito anche di dire quello che penso, ma vabbè. Qui in Messico se ne fottono, la gente muore come canguri, situazione naturale. Gabri, anche quello, nel senso, cioè, nel senso, non è neanche giusto, nel senso, sicuramente ci sono delle situazioni che non sta a me giudicare, però se tu, io non conoscevo la situazione del Messico, se tu sei messicano, Gabriel, sicuramente mi saprai dire qualcosa, oppure se vivi in Messico, insomma, mi saprai dire qualcosa in più, non conosco la situazione in Messico. In Toscana però abbiamo una situazione idilliaca, nessuna ristrettezza, esclusi locali che chiudono alle 24 fino ad oggi. Sì, è vero, la Toscana sicuramente è un'isola più felice, ma ricordiamoci sempre, ragazzi, che non, cioè, vabbè, ci sono sempre dei perché in tutto, non è il fatto del non ci sono, non è che non ci sono contaminati, che magari conviene di più che in alcune parti le cose siano aperte rispetto che in altre. Questo può magari non essere accettato, non potrà non essere politica di correct, ma assolutamente questa è la verità. Ok, e cosa ne pensate invece di questo squat? Vivo alla bello Playa del Carmen, complimenti. E qui fanno finta di nulla, però i moti sono molti. Ma è normale. Perché tu non puoi, loro sicuramente ragionano sul fatto che non vogliono uccidere quello che è il turismo. Immagino che sia anche per questo il motivo, immagino, no, Gabriel? Carla, infatti sono sceso in Campania e domani mi porta mia mamma a Siena. Guglielmo, penso che tu faccia anche una cosa intelligente, perché visto un po' quello che sta succedendo, è una cosa lapalissiana da fare. Vedi che ci ho preso, Gabriel, no? Che di norma non sbaglio, di norma non ci vado lontano.
Io sono in quarantena con la febbre perché è a contatto con un positivo. Domani faccio il tampone. Anche lì, ecco, vorrei spendere un plauso a me stesso. Posso spendere un plauso a me stesso? Perché io ho fatto un evento, forse l'unico in Italia quasi, che abbia fatto. Siamo stati in pochissimi a fare l'evento il 4 di ottobre, con tra staff e persone, 200 persone. Nessuno ha avuto un contagio, nessuno si è lamentato e tutti siamo andati da stragrande. Giusto così per fare solamente due parole, dare un plauso a me stesso, quindi bravo Filippo, ok? Nessuno è stato contagiato ovviamente durante l'evento, tutti avevano la propria mascherina, chi anche si è rigrafata, c'erano dispenser per il contenimento in una maniera perfetta, quindi tutti abbiamo affittato metà hotel. Così, giusto per fare così due parole, no, nei confronti di quei personaggi del web che fanno i rutti, le urla e non hanno un soldo bucato che sbatta su quell'altro, noi non abbiamo fatto i raduni in palestra che puzza, abbiamo affittato un'intera sala dell'hotel, ok, perché 150 persone valevano come 400 a stare così distanziati, ok, non mi sono fatto paura di queste cose, ho affittato questa cosa, ho permesso alle persone di stare bene. Questa è un po' la differenza, no, rispetto agli altri coaching online che magari devono fare due lavori per sobbarcare il lunario a casa. Questa è la differenza, ok? Bene, 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 bene. Bella bro, bella bro, bella bro. Pizza puzza, non si sa cosa. Però è la verità, però è la verità. Tu è la verità, è la verità. Bene, 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 ma mai fatti squat e da quando sono nella sfera ho migliorato molto le mie gambe. Zero di tensione, glutei top e i 12 kg in meno in pochi mesi. Patrizia, direi in pochi mesi, 9 mesi, hai perso 12 kg senza fare la fame, senza togliere i carboidrati e senza neanche fare squat, migliorando gambe e glutei. Quindi diciamo che le parole di norma rimangono sempre relegate a chi non ha fatti da esporre, mentre invece chi si vanta di non seguire opinioni sterili ti mostra poi delle prove vere e delle testimonianze pubbliche. Ragazzi, che dire? Avete capito un sacco di cose oggi sul perché non sia idoneo molto spesso affidarsi a esercizi che non ti portano solamente ad infortunarti. Hai capito anche un po' la mia idea su quello che sta succedendo in questo momento in quel di Napoli e non solo, ma tutte queste informazioni da sole non bastano, se no uno sarebbe magro, tonico e sano semplicemente ascoltando quelle che sono le mie dirette giornaliere. Noi ci vediamo domani in quelle che sono le nostre pillole di dirette no bullshit, andremo avanti ad oltranza fino a che il messaggio che ogni giorno portiamo sia talmente forte e chiaro da chiudere la bocca e serrare la bocca di incompetenti che si vantano semplicemente di parlare senza avere nessun tipo di prove. Quindi in questo momento, se ti vanti sempre di seguire delle prove concrete, testimonianze vere, condividi questo tipo di diretta, tagga qualche amico, prova ad avere il potere immediatamente di portare qualcuno dalla parte giusta, vieni a parlare con i miei studenti senza passare da me nel gruppo chiuso, approfitta di tutte le promo che sono in questo momento attive, non si sa quando scadranno per quanto riguarda i libri e l'entrata nel progetto Sfera. Ti ricordo che entrando nel progetto Sfera adesso hai 1000 euro di bonus, e non dovevo dirlo perché in una settimana sono entrati oramai cani e porci figli, stanno entrando tutti, quindi da una parte bravi, complimenti, stanno entrando veramente tantissime persone, dall'altra insomma non so quanti questi 1000 euro di bonus rimarranno, perché qui insomma la cosa sta diventando abbastanza numerosa, ok? Quindi noi ci vediamo alla prossima e mi raccomando, immediatamente quando entri nelle mie dirette di per sempre addio a calcolo calorico, esercizi fondamentali massimali, fasi di forza, di massa e cronometro. Ciao.